So there is a set of teaching that kind of provides the framework of the whole teaching of the Buddha and what he was teaching his whole life. E c'è una sequenza di insegnamenti che rappresenta la base di tutti gli insegnamenti del Buddha nel corso della sua vita. And so the different Buddhist schools maybe this is to be found in all Buddhist schools. E questi possono essere trovati in qualsiasi tipo di scuola buddista. And this is what is called the Four Noble Truths. E queste sono chiamate le quattro nobili verità. Now I want to go today into the first three. Oggi vorrei toccare le prime tre. Tomorrow Heidi will continue with the fourth. E domani Heidi continuerà con la quarta. So, the question is truth? It shouldn't be misunderstood. We can think, well, this is something we are asked simply to believe in. E il fatto è che potremmo pensare che questo è qualcosa che ci viene richiesto di credere ciecamente, semplicemente. Or something like a dogma. Come se fosse un dogma. But if one really looks how these four noble truths are formulated and which context they are formulated, I even doubt if truth is the right word. Ma osservando queste verità e il contesto, il modo in cui sono formulate, ho anche dei dubbi che verità sia il termine giusto. Because the Buddha never described the world in an ontological sense, in a sense to describe it how it exists in itself. Perché il Buddha non ha mai descritto il mondo in un senso ontologico, cioè come il mondo stesso esiste in se stesso. But he would always describe the world as something existing in relation to a being that is experiencing the world. Ma descrive invece il mondo in relazione a un essere che sta facendo esperienza del mondo stesso. So here it's also much about experience. Quindi anche in questo caso ci riferiamo all'esperienza. On what we have in the texts, in the old Buddhist texts, given as the so-called first sermon of the Buddha, here this is the main topic. E questo è il tema principale degli antichi testi buddhisti dove viene menzionato il primo sermone del Buddha. But the Buddha would present it in a way that he asks people to probe for themselves, to realize for themselves, to penetrate for themselves. E il Buddha lo spiegherebbe in un modo il modo in cui il Buddha lo spiegherebbe alle persone è di andare loro stessi, fare esperienza loro stesse per se stesse. So, in some sense one could say also the four noble tasks. Quindi si potrebbero anche definire i quattro nobili compiti. So let us look at the first, and this is what is called the so-called noble truth of dukkha. E osserviamo il primo, che è così chiamato la nobile verità del dukkha. Dukkha often it is translated as suffering. Che può essere tradotto spesso come sofferenza. The question is what is noble in suffering? E potremmo chiederci cosa c'è di nobile nella sofferenza. I think there can be an attitude
that can foster wisdom, and there can be an ignorant attitude, and it all depends on the attitude. Ma tutto dipende dall'atteggiamento, dall'attitudine verso la sofferenza. Potrebbe incrementare la saggezza oppure potrebbe portare all'ignoranza. È una questione di attitudine. The translation of suffering anyway is much too narrow. There is no word that covers the whole meaning of dukkha. So I will now use the Pali word dukkha because we don't have one word in our languages to translate it. Ma siccome la traduzione sofferenza, la traduzione di dukkha, dà un significato molto stretto a questa parola, utilizzerò il termine Pali dukkha. So, dukkha means something like heavy to bear or not running smooth. Dukkha significa un qualcosa difficile da gestire, che non scorre in modo semplice. So, let's look at a few aspects of dukkha. One is what is called the dukkha dukkha. That's quite an obvious one. Uno degli aspetti del dukkha, piuttosto ovvio, viene chiamato il dukkha dukkha. You can see it in the world, you can see it in one's own life. All these obvious cases of physical or mental suffering. Lo si può osservare nel mondo o nella nostra esperienza personale in tutti questi casi di sofferenza fisica o mentale. In this first sermon of the Buddha, it describes it in like birth, aging, death is dukkha. Nel suo primo sermone il Buddha lo descrive come nascita, invecchiamento e morte, è dukkha. Being separated from people, being situations that one loves is dukkha. Separarsi da persone, esseri, situazioni che uno ama è dukkha. Being united with unpleasant people and situations is dukkha. Unirsi a persone poco piacevoli e situazioni poco piacevoli è dukkha. Not attaining what one wants is dukkha. Non arrivare a ciò che si vuole è dukkha. We can even look further and one could reflect, even attaining what one wants, in a subtle sense also, is dukkha. E ampliando la veduta, possiamo anche osservare che ottenere ciò che si vuole in un senso sottile è dukkha. Especially when it's on the sensual plane. Specialmente se si tratta di qualcosa nel settore sensoriale. As it may satisfy for a while, but it always needs something new. Perché potrebbe darci soddisfazione per un certo tempo, ma poi c'è sempre bisogno di qualcosa di nuovo. Mm-hmm. There is this example given in old Buddhist texts about the satisfaction or not really satisfaction of sense desire. It said it's like drinking salt water. If you drink salt water, you get ever more thirsty. Negli antichi testi buddisti c'è questo esempio della soddisfazione o dell'insoddisfazione data dai desideri sensoriali che viene paragonata al bere acqua salata, e quando si beve acqua salata si è sempre più assetati. So when you speak about dukkha, it is just around the corner there is another term, and that is sukha. Quindi parlando di dukkha ci si collega a un altro termine che è sukha. And sukha
means in that context happiness. Che in questo contesto significa felicità. We also have it in the context of Vedana, where dukkha and sukha Vedana have the context of pleasant and unpleasant. Ma ad esempio nel contesto del Vedana, dukkha e sukha vengono tradotti come piacevole e non piacevole. But this we leave aside for the moment. Ma non ci occuperemo di questo per ora. But often it is said, well, the Buddha's teaching is negative, he's teaching a truth of suffering. Ma spesso viene detto che l'insegnamento del Buddha è negativo perché insegna la verità della sofferenza. But the task is to really penetrate the meaning of dukkha in the full range. Ma il compito qui è di penetrare davvero il significato di dukkha in tutti i suoi aspetti. So, the dukkha, the obvious mental and physical pains. Quindi abbiamo il dukkha, che è l'ovvio dolore fisico e mentale. Then, the second kind of dukkha is called a viparinama dukkha. And that means something like it changes name. The dukkha of change. Poi abbiamo il viparimana dukkha che viparinama dukkha che indica il dukkha del cambiamento. And this everyone here in this retreat has already experienced, no? E chiunque in questo ritiro ne ha già fatto esperienza. For example, finally, some pleasant sensations or mental states arise, but also they, at some point, disintegrate. Ad esempio, finalmente, una sensazione piacevole o uno stato mentale piacevole sorge, ma poi anche questi immediatamente si disintegrano. So they are not painful in themselves, but they also cannot give a lasting happiness or contentment. Quindi, pur non essendo dolorosi, non hanno la capacità di dare un appagamento che dura nel tempo. So it's about how fleeting things are. E quindi riguarda la volatilità delle cose. And nothing wrong with that, but if the heart attaches to it, then we are already straight in this second noble truth. E non c'è niente di male in questo, ma il cuore ci si attacca e ci si trova a rinforzare la seconda nobile verità. Sì. But let's stay with this dukkha. This is a more subtle area of, and here we would not translate dukkha as suffering, but rather as unsatisfactoriness. E restando con il termine dukkha, lo tradurrei in maniera sottile con insoddisfazione. There are people who have so much material wealth and they could attain quite a lot in life, but still often there is a sense of not enough or needing even more, or a kind of inner emptiness there. Ci sono persone che possiedono parecchi beni materiali, ma nonostante questo c'è sempre questo bisogno di avere di più, che non è abbastanza, come se dovessero compensare un vuoto interiore. And people even do this on the spiritual level of pursuing all kinds of spiritual practices and having all kinds of experiences, but even those may be still not completely satisfied. E anche restando su un piano spirituale, c'è anche chi prova così tante diverse pratiche, ma nonostante questo
c'è sempre un senso di insoddisfazione che persiste. So, a lot has to do with this changeability of experience. E molto ha a che fare con questo continuo continua qualità del cambiamento di queste esperienze. To make it complete, I have to mention the third kind of dukkha, which is called sankhara dukkha. Il terzo tipo di dukkha si chiama sankhara dukkha. And sankhara means something like put together. E sankhara significa mettere insieme. It signifies conditioned things. They are they come together because of certain circumstances. Si rappresenta condizioni e cose che vengono messe insieme da determinate circostanze. It's a very subtle aspect of dukkha. È un aspetto molto sottile del dukkha. But we can sometimes sense it in that way that it needs often a lot of energy to put things together, to keep things together, otherwise they tend to disintegrate. Ma possiamo osservarlo, ad esempio, vedendo che c'è bisogno di molta energia e di molto tempo per far stare le cose insieme, ma poi si possono disintegrare in brevissimo. If Gianni and Alberto wouldn't put so much effort into getting this house in a good state, it would quickly disintegrate in some ways. Se Gianni e Alberto non avessero messo così tanta energia e sforzo per far stare questo edificio tutto insieme in modo così solido, si sarebbe disintegrato molto velocemente. Anyway, so different levels and aspects of dukkha. So to translate it with suffering is not doing right to this term. Quindi, essendoci così tanti differenti aspetti del dukkha, tradurlo come sofferenza non è la terminologia più corretta. Mm-hmm. And on the other hand, sukha, happiness, is not something that is denied in the Buddha's teaching. E d'altro canto, sukha, felicità, non è qualcosa che non viene accettato negli insegnamenti del Buddha. But when one is developing certain mindfulness and wisdom, one may more and more see what kinds of happiness are more refined or longer lasting. Ma sviluppando consapevolezza e saggezza, si può osservare che tipo di felicità è più raffinata e dura di più. At some point, in different texts, we find different kinds of happiness mentioned, but one sequence is this happiness of sense. Of sensual pleasures. E in testi differenti possiamo osservare la felicità descritta in modi differenti, ma una delle caratteristiche è il piacere sensoriale. Mm-hmm. So here we are in this area of they are changing, and it also can not really satisfy the thirst. It needs more and more. E in questo caso possiamo osservare che cambiano costantemente e che non sono in grado di soddisfare realmente la sete, anzi ne creano sempre più. Not to reject it, but to know the limitations. Quindi non vanno rifiutati, ma è giusto conoscerne i limiti. Just without wisdom rejecting something is that doesn't bring anything. Rifiutare qualcosa senza la saggezza su questa cosa non porta a niente. Going a bit farther, the Buddha states there is a more refined happiness that is not so obvious, and he calls it the happiness of an ethical behavior.
Il Buddha cita una felicità che non è così ovvia ed è la felicità data dal comportamento etico. Because we can live in a way without remorse, we can live in a way content on a certain level. Perché possiamo vivere senza rimorsi e contenti in un certo livello. And it's never too late. E non è mai troppo tardi per questo. So the third kind of happiness that is described there is the happiness of concentration, a concentrated mind. Il terzo tipo di felicità descritto è la felicità data dalla concentrazione, dalla mente concentrata. This is when it goes into jhana or something in this direction. Where I spoke about it yesterday, this joy and happiness that comes not from sensual things, but it comes from a stable, concentrated, calm mind. E qui quindi si va nella direzione di jhana di cui abbiamo parlato ieri, e quindi una felicità, una gioia che non deriva da soddisfazioni sensoriali, ma più da uno stato interiore di pace. Mm. And then, as a fourth kind of happiness, the Buddha would state the happiness of insight knowledge, when it is actually quite in advanced. It is because I think there the mind is so balanced and equanimous regarding changing phenomena that in a way the suffering is very much relieved to a big extent, but it's not away, but it is very much relieved. E poi c'è il quarto tipo di verità, che è la verità della conoscenza di insight, che è una conoscenza che si ha ad un livello di meditazione più avanzato. E, I spoke about equanimity. Perché in questo caso si sviluppa equanimità e quindi si percepiscono sì, equanimity works in a way like a shock absorber. L'equanimità lavora come un un ammortizzatore. Yeah. So ups and downs, traveling on a gravel road like this is a bit more comfortable. E quindi grazie all'equanimità anche viaggiare su una strada sterrata è più comodo. Then the fifth kind of happiness is actually not what we usually think of happiness. Even equanimity is not what we usually think of happiness. It's more a peaceful state. Il quinto tipo di felicità non è ciò a cui siamo abituati a pensare pensando alla felicità. Ma anche l'equanimità non è ciò a cui siamo abituati a pensare pensando alla felicità, è più uno stato mentale pacifico. There was once this book, and I don't know, was there a film as well, of Mr. Rossi Searches for Happiness. So this was the name of the book. C'era questo libro intitolato Il signor Rosit alla ricerca della felicità. And this Signor Rossi was traveling the world and asking people about what is happiness. E questo Signor Rossi girava per il mondo chiedendo alle persone cosa fosse la felicità. And then when he was somewhere in China or so, he met a monk or maybe Buddhist monk and asked him about happiness. E in Cina incontrò questo monaco buddista e gli chiese cosa fosse la felicità per lui. And this monk just replied, "Is happiness
the aim? E questo monaco rispose: la felicità è la meta. So what he probably was referring that the sense of happiness is a mental state that also arises and passes. It's not nothing really reliable. E ciò a cui probabilmente si riferiva è che il senso di felicità è uno stato mentale, quindi sorge e passa, yeah. E non è davvero uno stato affidabile. Yeah, one can create certain conditions, but it's not completely reliable. Si possono creare delle condizioni che la favoriscono, ma non è completamente affidabile. So, at one point, Buddha would state something like, the highest happiness is peace. E quindi il Buddha a un certo punto affermò che la felicità più grande è la pace. And that doesn't so much refer to peace outside in the world, but the peace in the heart. E non riferendosi tanto alla pace fuori nel mondo, quanto alla pace dentro, la pace del cuore. So the fifth kind of happiness and culmination of happiness is no happiness anymore, it's a kind of peace. Quindi il quinto tipo di felicità può essere definita non più tanto come felicità ma come pace. And sometimes it's described as the peace of the heart that is not clinging. E a volte viene descritta come la pace del cuore che non ha più attaccamenti. But this is already the area of the third noble truth. Ma qui già entriamo nell'area della terza nobile verità. But in this first discourse, the Buddha would state, this truth of dukkha, it has to be penetrated. Ma nei suoi discorsi il Buddha afferma che questa verità del dukkha deve essere penetrata. And it has to be penetrated with the heart and not only by reflection. E penetrata con il cuore, non semplicemente con la riflessione mentale. It has to be penetrated in its full scope. Deve essere penetrata, esplorata in tutta la sua gamma. Also on the subtlest level. Anche a livelli più sottili. And this is what indeed can be done with the means of vipassana meditation. E questo è ciò che può essere fatto utilizzando lo strumento della meditazione vipassana. This is what the Buddha called the noble search. E questa è ciò che il Buddha definisce la nobile ricerca. It's on one hand a search for some kind of happiness, and sometimes we change the objective of what we are searching for, but it's often a kind of search. È una ricerca, è spesso una ricerca della felicità, a volte la meta della ricerca può cambiare, ma comunque si tratta di una ricerca. So, I'll read the text that we didn't read yesterday. Okay. That's by an American Buddhist monk with the name of Venerable Tanissero. Un testo di un monaco buddista americano, il venerabile Tanissero. And it's called a treasure hunt. È intitolato Il cacciatore di tesori. It is important to reflect about what true happiness is and where it can be found. È importante riflettere su che cosa sia la vera felicità e dove può essere trovata. A moment of reflection will show that you can't find it in the past or future. Un momento di riflessione può far notare che non può essere trovata nel passato o nel futuro. The past is gone and you can't trust your ability to remember. Il passato è passato e non puoi affidarti alla tua abilità di ricordare. The future is pure uncertainty. Il futuro è totale incertezza. So, the only place where we really can find happiness is in the present.
Quindi l'unico luogo dove davvero possiamo trovare la felicità è nel presente. But even here you have to know where to look. Ma anche qui bisogna sapere dove guardare. If you want to build your happiness on things that change, sounds, visual objects. Se vuoi costruire la tua felicità su cose che sono soggette al cambiamento, come suoni, oggetti visivi, sensations in general, people or things in the outside. Sensazioni, persone in generale, cose che sono al di fuori. You prepare for a disappointment, like building a house on a cliff. Ti prepari a ad essere deluso, come costruire la tua casa su una pendenza, su uno strapiombo. Where there have been numerous landslides in the past. E quindi in un posto scosceso dove ci sono state nel passato molte frane. Thus meditation is like a treasure hunt to find what has unchanging and solid value in the mind. La meditazione è una caccia al tesoro per trovare che cosa non cambia ed è stabile e solido nella mente. Something that even death can't touch. Qualcosa che nemmeno la morte può toccare. Look, usually search for happiness and peace, practice of meditation, it looks often for getting something, attaining something. Solitamente la ricerca di felicità, di pace, la pratica della meditazione viene fatta con lo scopo di ottenere qualcosa, raggiungere qualcosa. We bring this hope to the meditation practice as well. If I just attain something, and attainment gets a big word, then the hope is, and then I will be happy. Mettiamo molta speranza sulla pratica, pensando che se riuscissi a raggiungere qualcosa, poi sarò felice. And sometimes we even try to find the quick way to some attaining something that gives us a good feeling. E a volte cerchiamo anche le strade più corte per arrivare a questo qualcosa che ci dà delle sensazioni piacevoli. But the Buddha very, very clearly states dukkha has to be penetrated. Ma il Buddha afferma chiaramente dukkha deve essere penetrato. There is no way around. Non ci sono scorciatoie, strade che ci girano intorno. So, and it is also important to understand what is called the cause of dukkha, the second noble truth. Ed è importante anche capire la seconda nobile verità, chiamata la causa del dukkha. And it stated craving is the cause of dukkha, and this craving comes from ignorance. Viene stabilito che sono che la brama è la causa del dukkha. And the craving comes from the ignorant mind. E la brama viene generata da una mente ignorante. So it is quite radical in the sense of looking inward and not looking outward and seeing whom and what to blame. E quindi è piuttosto radicale perché ci porta subito non nel guardare fuori e cercare a chi dar la colpa, ma nel rivolgersi dentro. The world is as it is. Il mondo è così com'è. People are as they are. Le persone sono così come sono. Doesn't mean that we have to be passive and not act and try to
add something wholesome. E ciò non significa che dobbiamo essere passivi e non agire per creare qualcosa di sano. But if we just play the outside, then we miss something important. Ma se ci limitiamo a incolpare il fuori, perdiamo qualcosa di importante. But of course this also would give us the possibility not to do anything and not to feel responsible for our suffering. Ma questo allo stesso tempo ci dà la possibilità di non sentirci in colpa e di non sentire la responsabilità delle nostre sofferenze. So it's a very, very interesting area to explore. What is the cause of the different kinds of dukkha? Quindi è un'area molto molto interessante da esplorare, quella dell'osservare le cause dei diversi tipi di dukkha. So it's something we can keep in the background in our meditation practice, especially when frustration arises, when disappointment arises. È qualcosa che possiamo mantenere nel background della nostra pratica di meditazione, specialmente quando quando sorge frustrazione o insoddisfazione. Or in daily life, when there is disappointment or frustration or feeling hurted. O nella vita quotidiana, quando c'è frustrazione, quando ci sentiamo feriti. So one may ask oneself, is there any idea, any model that I have how people should be, how the world should be, how I should be? Quindi è interessante chiedersi, ci sono delle idee, delle credenze che io ho di come le persone dovrebbero essere, di come io dovrei essere, di come le cose dovrebbero essere? It's often clinging to these ideas that create the friction. E spesso è aggrapparsi a queste idee che crea frizione. And here again I do not mean that one should passively allow others to do whatever they like, but still to probe into this area. To see where do I have an idea, where do I cling to an idea that is maybe not realistic. E non sto dicendo di essere passivi e lasciare che gli altri facciano quello che hanno da fare, ma piuttosto di avere questa attitudine di osservare a cosa si attaccano le mie credenze, le mie idee. And another area of suffering is how we want ourselves to be. Un'altra area di sofferenza è legata a come noi vogliamo essere, alla visione che abbiamo di noi stessi. Should be better, should be whatever. Dovrei essere migliore. Or the ignorance where we think we are the center of the universe, everything revolves around us. O anche l'ignoranza del pensare di essere al centro dell'universo e che tutto gira intorno a noi. So that's also this kind of ignorance of the I and me that can create some kind of suffering on more obvious and more subtle levels. E quindi è anche questa ignoranza dell'io, del me, che crea sofferenza in modi sottili. So this second noble truth where the Buddha says, well, it's about ignorance and craving that create dukkha, is something to explore on different levels, be it in the meditation practice, but also be it in daily life situations. Quindi il Buddha suggerisce di osservare questa causa dell'ignoranza, questa causa di dukkha data dall'ignoranza, sia nella pratica di meditazione sia nella vita quotidiana.
So what do I expect? What do I resist? Che aspettative ho? Cosa non permetto? So the Buddha states three kinds of craving. Tanha is the Pali word. Il Buddha cita tre tipi di attaccamenti. Tanha. And if one would translate it more literally, it would mean thirst. Che letteralmente potrebbe essere tradotto come sete. Let's use thirst. Quindi usiamo sete. First is the kama tanha, and that is the thirst for sense pleasures. Quindi il primo è kama tanha, che è la sete per il piacere sensoriale. Being deprived of this, that can be quite painful. Potrebbe creare piuttosto dolore essere privato di questo. However, what we do experience more and more in meditation practice is that there can be also a kind of happiness and peace, not so much depending on outside sensual things. Ma ciò di cui si può fare esperienza attraverso la pratica di meditazione è che si può incontrare gioia e pace senza dipendere troppo da piaceri sensoriali esterni. So the second kind of thirst the Buddha would state is a very subtle one, and it's called bhavatanha, the thirst for being. La seconda, il secondo tipo di sete più sottile viene chiamata bhavatanha, ed è la sete dell'essere. So one could be in a situation that is not pleasant at all. Some people live in a family situation that is not pleasant at all, or with a partner, and it's a really even harmful situation, and would not wish to leave this situation, rather stay in the familiar. Alcuni esempi potrebbero essere in compagnia di persone non piacevoli, o in una situazione familiare non piacevole, o in una situazione non salutare, e non volerla lasciare per rimanere in un campo familiare conosciuto. Or simply one can see also with old people who do have quite a lot of suffering, but still something is there, the wish to be, the wish to exist. E possiamo anche vederlo in persone anziane che provano molta sofferenza, ma comunque c'è questo desiderio di essere. And then a slight different slant of this bhavatanha can be seen as the thirst to become someone, something. E un altro aspetto di questo bhavatanha potrebbe è quello di avere sete di diventare qualcosa, qualcuno. I want to become a good meditator. Voglio diventare un bravo meditatore. I want to become enlightened. Voglio diventare illuminato. It's not about the object, it's about the attitude. E non è una questione di oggetto, ma dell'attitudine che si ha verso l'oggetto. If it brings us out of a balanced presence, leaning into something, then this kind of craving is there. Perché aggrapparsi a qualcosa ci sposta da una presenza equilibrata. The third one is vibhavatanha, and that's a craving for non-existence. E il terzo è il bhavatanha. Vibhavatanha. Ed è craving for non-existence. Ed è la,
la bramosia per la non esistenza. Maybe people who want to make an end with the life or so, they everything seems so unpleasant, rather one doesn't like to exist. Ad esempio, persone che vorrebbero morire perché la vita è così spiacevole. Buddha says very clearly this doesn't function. Il Buddha disse chiaramente questo non funziona. Such a person will exist again. Questa persona esisterà di nuovo. And the suffering will not be less. E la sofferenza non sarà minore. So the way out of dukkha is not through denying existence or wanting to get rid of existence. Quindi l'uscita dal dukkha non è il negare l'esistenza o voler uscire dall'esistenza. Okay. So let us still look at this craving. Continuiamo ad osservare queste bramosie. Buddha says, as the second noble truth, or second, task. The task would be to abandon craving. Il Buddha disse che questa seconda nobile verità, o come la stiamo chiamando, questo secondo compito, sarebbe quello di abbandonare la bramosia. Pahana, the abandoning of something, and this is not really working through willpower. E questo abbandonare non funziona davvero attraverso la forza di volontà. But it is wisdom that really allows to abandon craving. Ma è la saggezza che permette davvero di lasciare andare le bramosie. It's a natural response of wisdom that allows to let go or be more balanced without catching. È una risposta naturale della saggezza che ci permette di lasciare andare le bramosie senza volersi aggrappare ad esse. And the wisdom will not abandon the craving unless we see first the craving. E la saggezza non permetterà di abbandonare la bramosia se prima non la si osserva. There is a lot of craving that also can be observed within the vipassana practice. Molte bramosie possono essere osservate all'interno della pratica di vipassana. Meditators report it frequently. And others don't report it because they are not aware of it. They just suffer. I meditatori le riportano frequentemente e altri non le riportano semplicemente perché non ne sono consapevoli. Semplicemente soffrono. Or suffer on a subtle level when they think they lost something, they lose something. O soffrono a un livello sottile quando pensano di aver perso qualcosa. Or have an idea how the practice should be, how they should be. O hanno un'idea di come dovrebbe essere la pratica, di come dovrebbero essere loro. And this translates also to the expectation how the world should be. E questo viene tradotto anche sull'aspettativa di come il mondo dovrebbe essere. But dukkha you find it also in the body, you find it also in this mind. Ma dukkha lo si trova nel corpo e lo si trova anche nella mente. So, learn to observe the mind, learn to understand this mind. Quindi impara ad osservare e a capire la mente. People think at some point they have this willpower to really be in control of this mind. La gente pensa che a un certo punto davvero raggiungerà questo potere che permetterà di controllare la mente. Try it. Prova. Okay.
So the important thing is to keep observing, and also to keep observing how or where there are areas of thirst and craving. E quindi la cosa da fare è continuare ad osservare, soprattutto continuare ad osservare le aree dove si presentano seti e bramosie. And also to observe the pain that arises from craving. E anche osservare il dolore che sorge da queste bramosie. From ideas we have about also ourselves, about what should happen in the practice, and how, and so on. Dalle idee che abbiamo di noi stessi, delle idee che abbiamo su cosa dovrebbe succedere durante la pratica, e così via. So, practice may go like this quite well, and then something is some hook. And that's the place to look. E quindi la pratica potrebbe andare abbastanza bene e poi a un certo punto c'è come un inghippo, un uncino, ed è lì che dovremo iniziare ad osservare. Someone yesterday reported many many hooks, just full of hooks. E ieri qualcuno ha riportato tanti intoppi. So yes, give attention to that if it is there. Quindi portate attenzione lì, se questo si presenta. It would be a negative, hopeless teaching of the Buddha if there wouldn't be the third noble truth. Gli insegnamenti del Buddha sarebbero negativi e senza speranza se non ci fosse la terza nobile verità. And it's called the truth of the ending of dukkha. Che viene chiamata la verità della cessazione del dukkha. So, when the cause is detected, quando la causa viene evidenziata, trovata, and the cause is eliminated, then there is a freedom of dukkha. E le cause vengono eliminate, solo allora c'è la libertà dal dukkha. It's like with a sickness, one has to find out what is the cause of the sickness, then work with the cause, so that the cause can be eliminated, and then the sickness is eliminated. E come con le malattie, bisogna trovare la causa delle malattie e poi lavorare sulle cause. E quando le cause vengono eliminate, anche la malattia viene eliminata. The problem in the first case is that often we people are not aware that they are sick. Il problema nel primo caso è che la gente di solito non è consapevole del fatto di essere malata. Only the others are sick. Gli altri sono malati. So this is why first is this discovering of different levels of dukkha in one's own experience. Ecco perché si comincia con la scoperta dei diversi livelli di dukkha nella propria esperienza personale. I spoke about different levels or areas of happiness and of the happiness of peace, or what the Buddha called at the end the happiness of, or the peace of not clinging to whatsoever. Ho parlato dei diversi tipi di felicità, la felicità della pace, la felicità pacifica, e ciò che il Buddha riferisce come il non attaccarsi alle to not cling to whatsoever. Di non attaccarsi a niente. Yeah, okay. So it's not so much about attaining, but about letting go. Quindi non è tanto riguardo al raggiungere, ma riguardo al lasciare andare. There is often
this term heard of attaining enlightenment, for example. Si usa spesso questo modo di dire raggiungere l'illuminazione. It's something you can grasp. Come se fosse qualcosa che puoi afferrare. But it's exactly the opposite. Ma in realtà è l'opposto. Nothing to grasp. It has to do with really complete letting go. Non ha niente a che fare con l'afferrare, ma con il completo lasciare andare. So this noble search, one monk called it it's not to find something, but it's the finding in the non-finding. E quindi questa nobile ricerca qualcuno l'ha definita non tanto come il trovare qualcosa, ma con il trovare nel non trovare. Do you find something that is permanent? Solo lì puoi trovare qualcosa che è permanente. Do you find something that can give lasting happiness? Puoi trovare qualcosa che è permanente, puoi trovare qualcosa che dura. If you find great. Se lo trovi, bene. But if you don't find, then look. In this body, in this mind. Ma se non lo trovi, allora osserva, osserva e osserva nel corpo e nella mente. And this is how wisdom arises regarding these characteristics of dukkha, of anicca, that's change, and anatta, the not permanent self that is of control of everything. When it's simply not finding that. Ed è così che sorgono, che si osservano le caratteristiche di dukkha, anicca, che è il cambiamento, e anatta, che è il no permanent self. Il sé non permanente. That is under control of things. Che è sotto controllo delle cose. Okay. Il sé che non può controllare le cose. Mm-hmm. When the heart, mind is completely pure and wisdom is at its peak, it can let go of this tanha completely, at least for a moment. Quando il cuore e la mente sono completamente puri e la saggezza è al suo alla sua massima espressione, solo allora si può lasciare andare questo tanna per qualche momento. And that means ability to really let go of any hope to find something satisfying in this world, in this body, in this mind. E questo significa la completa abilità di lasciare andare qualsiasi speranza di trovare qualcosa di soddisfacente in questo corpo, in questo mondo, in questa mente. And this gives way to not attain, but to realize what is called unconditioned. E questo è il modo per realizzare l'incondizionato. That what is not arising and passing. Che non sorge e passa. There's an interesting quote from the old Buddhist texts that I would like to share. Un'interessante citazione da vecchi testi buddhisti. You can treat it like a koan. Lo puoi trattare come un koan. Something one not necessarily needs to understand from the intellect. Qualcosa che non devi necessariamente comprendere a livello intellettuale. It says all compounded things are impermanent. Dice tutte le cose
composte, assemblate, sono impermanenti. Their nature is to arise and pass away. La loro natura è di sorgere e passare. When this arising and passing itself passes, quando questo sorgere e passare esso stesso passa, here true happiness is found. Qui si trova la vera felicità. Okay. So it is also called locutara. Questo viene anche chiamato locutara. That means beyond the compounded things, beyond the world. Che significa al di là delle cose composte, al di là del mondo. Mm-hmm. Well, oh, I have to say a few things about attainment, because this word is often used. I think it's not the right word, but it is used. Vorrei dire delle cose riguardo il raggiungere qualcosa, perché è un termine spesso utilizzato in what, modo yeah. non corretto. What use could it be to realize completely clinging is a source of suffering and the mind completely lets go for a moment? It's like seeing from another dimension. But what use can it have? E quale può essere l'utilità di riuscire a vedere la mente che si aggrappa a qualcosa e poi lo lascia andare? Che utilità potrebbe avere? Come osservarlo da un'altra dimensione? It is said that it has an lasting effect on the mind stream. Si dice che ha un effetto duraturo sul flusso della mente. So in the classical Theravada teachings they speak of four such events. E negli insegnamenti Theravada classici si parla di quattro avvenimenti. And each of them is kind of cutting certain defilements of the mind so that they can't arise anymore. E ognuno di questi è come se tagliasse, eliminasse certi inquinanti mentali così che non possano più sorgere. So when speaking of this first cutting of defilements, this is often referred as the so-called sottapati magga, or the entering of the stream. Quando ci si riferisce a questo taglio degli inquinanti mentali, ci si riferisce al... Can you mention it in Pali? Sottapati. Sottapati. Yeah. The entering of the stream. Che significa l'entrare nella corrente. It says entering the stream of Dhamma, not leaving it anymore, continuing to practice until the stream at some point enters the sea. Che significa entrare nella corrente del Dhamma e non lasciarla finché a un certo punto questa corrente raggiunge l'oceano. But sotta doesn't only mean stream, it also means ear. So it is also often defined as now one really gives ear, in the sense of there is strong faith and confidence which is not shakeable anymore. Ma sotta non significa solo corrente, ma anche ascolto, e quindi riguarda questo ascolto che ci dà questa fede e confidenza che non sono più incrollabile. So these days, looking into certain Buddhist forums
and certain Buddhist clips on YouTube in Western Theravada tradition, there is so much talk about this attainment and everyone wants it. Partecipando a forum buddhisti o osservando dei video su YouTube riguardo alla tradizione Theravada nell'Occidente, ci sono molti discorsi riguardo a questo raggiungere. And there are people who claim that they have this or that attainment. There is another one called Sakadagami, which means the second stage of enlightenment, where greed and hatred is curbed to some extent. E la gente condivide di aver raggiunto diversi stati, come questo secondo stato di illuminazione, in cui l'avarizia e l'odio vengono eliminati, ridimensionati. Not yet eliminated. Non ancora eliminati. That would be with the so-called third stage. Questo succederà nel cosiddetto terza fase. And then only very subtle desires for existence and for jhanic mental states or so would remain. E lì, nel terzo stadio, solo dei desideri molto sottili dell'esistere e di stati mentali di jhana rimangono. And still some restlessness. E ancora un po' di agitazione. So this stays for a long time. Questo rimane per molto tempo. And also this certain kind of sense of me. E anche questo senso del sé. Yeah. This is only eliminated with the peak, what is called arahatship. Questo viene eliminato solo all'apice, che viene chiamato raggi. While with the first state, arahatship. Arahatship. Stato dell'arahat. Okay. It's difficult. I'm good in Sanskrit, sorry. Arahant in Sanskrit, I think. Okay. Anyway, I'm bad in Sanskrit. Coming back to this kind of people claiming this and that. Tornando a queste persone che si aggrappano a questo e a quello. There is a rule for monks to not claim attainments. Proclaim. Yeah. Mm-hmm. There is a rule for monks not to proclaim any attainment. C'è una regola per i monaci di non proclamare nessun di aver raggiunto niente. Especially to disciples or lay people. Specialmente ai discepoli. Because one could do that in this sense to with the thought of getting more donations or fame or whatever. Perché qualcuno potrebbe farlo con lo scopo di raggiungere, di avere, ricevere più donazioni o avere più successo, fama. So whenever someone is claiming something, I get doubtful. Quindi ogni qualvolta qualcuno proclama qualcosa, fatevi delle domande. Yeah. The Buddha also says, observe yourself. If you're not sure if you attained something, observe yourself for 7 years. Il Buddha dice: osservati, se non sei sicuro di aver ottenuto, raggiunto qualcosa, osservati per 7 anni. Yeah. So and then I like what my teacher Sayadaw Upandita said also regarding so-called attainment of the Sotapatti Magga.
Mi piace citare ciò che il mio insegnante diceva riguardo al raggiungimento del Suttapatti. Maga means path or Maga è il cammino. But it also means the fulfillment of the path. E appati è il l'appagamento, il raggiungimento del cammino. It is like writing an academic thesis. È come scrivere una tesi accademica. And that's not a thing you do just like that. E non è una cosa che fai così. And when the thesis is written, it's presented to the teacher and to the director. And no. If the director thinks, yes, that's really complete, then he gives his signature. Una volta che la tesi è finita, la si presenta all'insegnante, al direttore, e se il direttore pensa che sia terminata, mette una firma. So the experience of stream entry, or this first glimpse of enlightenment, it's not final, it's the first glimpse that does something. It doesn't happen just because one wishes it. E quindi l'esperienza di entrare in questa corrente, non di raggiungere l'illuminazione, ma di iniziare ad entrare nella corrente, non viene raggiunta solo perché qualcuno lo desidera. One needs to do the Vipassana exercise very well and kind of really penetrating all the physical and mental phenomena and seeing all these characteristics like unsatisfactoriness, changeability, again and again and again and again. Bisogna continuare a fare tutti questi esercizi di Vipassana per davvero penetrare nelle cose e osservarne le caratteristiche di insoddisfazione e di continuo cambiamento. And continuamente. This is in a way complete, and there is not the slightest hope for finding something that is satisfactory, then the mind lets, the heart lets go. And this is like the signature of the director. E quindi quando i compiti sono completati e non c'è più questo volere raggiungere qualcosa di insoddisfacente, di soddisfacente, la mente può lasciare andare e qui si raggiunge la firma del direttore. So often it is said, is enlightenment gradual or sudden? It's a gradual process to write a thesis. It's a gradual process to penetrate with wisdom all these physical and mental phenomena. E a volte si usa dire che l'illuminazione è un processo naturale. È un processo naturale penetrare tutti questi stati e fenomeni graduali. Yeah, but it is a sudden moment to get the signature, in a sense. Ma la firma si raggiunge in un momento specifico. This kind of understanding the four noble truths intuitively in a single moment. E quindi comprendiamo queste quattro nobili verità in modo intuitivo in ogni singolo momento. And the meditator may feel to have something understood on a very profound level, but may not be aware of, oh, this is this and this is this attainment or so. Doesn't have to be like that. E può darsi che un meditatore comprenda una verità in modo molto sottile, ma non c'è bisogno di riconoscere che questo è
rappresenta questo e questo rappresenta l'altro. I don't know if this is really important to know. Often it can be a source of pride. Non credo che sia così importante saperlo. A volte potrebbe generare orgoglio. At least in the beginning. Specialmente all'inizio. And a teacher should not tell meditator, you have attained this and that. That's also not what should be done. E allo stesso modo un insegnante non dovrebbe dire ai meditatori hai raggiunto questo e questo. Non if è così happens, che si fa. That is also not a serious thing. There are certain schools where they have certain courses and then let the people not sleep for 2-3 days so that meditators are not clear and enough and then teacher will say, oh, you have attained this. Ah. Ci sono anche alcune scuole dove non si fanno dormire meditatori per diversi giorni e dopo diversi giorni l'insegnante dice, ah, hai raggiunto questo. Non è così che si fa. So, the important thing is to go through the different psychological stages of insight, and one cannot jump over any of them. E quindi il percorso è di passare attraverso tutti i differenti stadi psicologici degli insight e non si può saltare da uno all'ultimo. Then, like in Burma, what they do sometimes is when teachers think it could probably this what the meditator describes again and again and again sounds like that he understood something, then they would give him something to read where you can read about these stages of insight and about this how these attainments may be experienced, and then one can maybe verify for oneself if one has experienced this or not. E ad esempio in Burma, quando un meditatore riporta di aver avuto determinate esperienze, l'insegnante potrebbe dare dei testi in cui si può leggere dei vari aspetti del raggiungimento delle diverse esperienze, così che possa verificare da sé. What is not helpful is too early read these texts. Il problema, qualcosa che non è d'aiuto, è di leggere questi testi troppo presto. Because this can be quite a blocking in some way. Perché in un certo senso potrebbe creare dei blocchi. And once all then people always think, where am I in my practice? That's a big I. Where am I? Perché le persone potrebbero iniziare a pensare a che punto sono della pratica, e questo è un grande dare importanza al sé. So we need to return to this very simple cause of dukkha, the clinging. Quindi c'è bisogno di ritornare a questa verità molto semplice della causa del dukkha, che è il volersi aggrappare, l'attaccarsi. Letting go of clinging brings one to the present, to the present moment. Lasciare andare e tornare al momento presente. Okay. It is important to mention with all this hype about a stream entry that one can read nowadays, that on one hand this is also a kind of over giving too much weight to something with the hope that, oh, if I reach that
I will be happy. Then I will be happy. E dare troppe informazioni potrebbe anche, in un certo senso, come incoraggiare il voler raggiungere qualcosa. Ah, se raggiungo questo, poi sarò felice. The happiness comes from letting go and from having less and less and less kleshas, or how you could say it in English, defilements. E quindi la felicità si raggiunge attraverso il lasciare andare, così da avere sempre meno e meno inquinanti mentali. So practice needs to go on until all the defilements are abandoned. Quindi la pratica deve continuare finché tutti gli inquinanti mentali vengono abbandonati. And as I said many times, it is wisdom that abandons the defilements. E una cosa che ho ripetuto già molte volte è che è la saggezza che permette di lasciare andare gli inquinanti mentali. The Venerable Mahasisayata writes here, let me quote Mahasisayata. Il Venerabile Mahasisayada scrive: One may intellectually understand impermanence on the one hand. Una persona potrebbe da un lato capire intellettualmente l'impermanenza. But one's subconscious may cognize it as permanence. Ma il subconscio potrebbe riconoscerlo come permanente. One notes suffering, but thoughts of happiness keep turning up. Qualcuno potrebbe nominare una cosa sofferenza, ma pensieri di felicità continuano a presentarsi. One meditates on non-self, but the self remains strong and firm. Qualcuno potrebbe meditare sul non-sé, ma il senso di sé continua a rimanere fermo e forte. This is why it needs this repetition, and often experiencing similar, the same things in practice again and again and again and again, until the heart understands deeply. Ecco perché c'è bisogno di questa ripetizione, di continuare a fare esperienza di queste cose, continuare finché il cuore si pulisce in profondità, so even, e lo comprende in profondità. With what is called stream entry, one needs to continue to practice and to see again and again and again the same things. The only difference is that there is less doubt, and that makes it more fluid. Quindi anche quando c'è questa entrata nella corrente, una persona deve continuare a farne esperienza continuamente. L'unica differenza è che in questo caso ci sono meno dubbi, è più fluido. At some point there may be the second signature. E a un certo punto si potrebbe anche ottenere la seconda firma. And that can lead to less greed and aversion, and with this again it is a bit easier to continue to live and practice. E questa seconda firma potrebbe portare ad avere meno avarizia ed avversione, e questo facilita di più la pratica. And so I don't finish that now, so it goes on still a bit to the further realizations. Non finirò adesso, ma si può continuare così ancora per un po' fino ad arrivare alla realizzazione finale. So what I think is this is probably a task that is not done in one retreat.
Ciò che credo è che questo compito non può essere terminato in un solo ritiro. Maybe not in 1 year or not even in 10 years, maybe a lifetime or more than that. Probabilmente neanche in un anno o in 10 anni o in tutta una vita o forse anche più che di una and vita. Many of us may not have this aspiration, and it's not really necessary. If the aspiration is to suffer less, then it just needs to take the right direction. E può anche darsi che alcuni di noi non hanno questa aspirazione, non è necessario. Magari l'aspirazione è solo quella di soffrire meno. So I would just like to encourage you to observe when there is physically or especially mental suffering. Oh, is there a hook somewhere? Is there some expectation? Is there some resistance? Where is this hook? E quindi quello che vi suggerisco è di osservare questi stati mentali, osservare se ci sono degli uncini, se ci sono delle aspettative. I think this is enough for now. Credo che questo sia abbastanza.